iniziamo, questo mi preparo con voi. Vado a mettere la crema viso base per iniziare il trucco. Questa è la crema viso lifting di Botanica. Avevo comperato e avevo fatto un video sui preferiti di quella idratante. Devo dire che mi sono trovata benissimo e quindi ho deciso di prendere anche questa Effect Lifting, che praticamente distende un pochino di più e rende un pochino più compatta la pelle. Insomma, l'età c'è e quindi è meglio andare un pochino a prevenire tutte quante le mie rughette. E la vado ad applicare, tra l'altro è una crema che mi piace tantissimo perché si asciuga praticamente subito, quindi posso già iniziare con la mia base. E io vado a fare la mia miscela preferita di questi due fondotinta e vado quindi a miscelare il Light Warm e il Tan Warm di Neve Cosmetics. Mi piace tantissimo fare questa miscela, diciamo così, perché chiaramente sono due colori che utilizzo separatamente in estate e in inverno, ma proprio quando sono molto molto chiara. E in questa mezza stagione in cui poi col capuchino vado a prendere il prodotto ovviamente che ho miscelato qua dentro. In questa mezza stagione dove sono un po' così con questo colore che non è chiarissimo e non è ovviamente abbronzato, trovo che non siano due colorazioni adatte prese singolarmente e quindi miscelate mi piacciono molto molto di più. Tra l'altro come fondotinta io li apprezzo molto perché hanno una coprenza ovviamente eccezionale, almeno mi trovo molto bene. Mi trovo bene come stesura, tenuta, durata e quindi li uso molto, soprattutto per un trucco da tutti i giorni, ecco, diciamo così. L'unica cosa è che secondo me è odiosa dei fondotinta in polvere è che mandano in giro veramente un sacco di polverine, è una cosa, è un po' un delirio. Infatti la mia beauty station, diciamo così, ho davanti un porta rossetti e sono, tra l'altro, i packaging sono principalmente scuri, quelli di porta rossetti, cioè neri, grigiastri, cose così, e sono sempre con sopra un dito di polvere, cioè un delirio ogni volta, però vabbè, insomma, questo c'è e questo ci facciamo andare bene, non possiamo avere tutto, mi trovo bene, quindi non posso fare altrimenti. Vado poi a prendere il mio amatissimo Eyebrow Gel, inizio a farmi le mie sopracciglia, quindi vediamo di darci una sistematina. Anche di questo prodotto sto pian piano imparando a dosarlo, perché prima ne mettevo troppo, poi ne mettevo pochino, facevo fatica a stenderlo perché si asciugava subito. Adesso pian piano, insomma, usandolo ovviamente, sto imparando a dosarlo e mi piace sempre di più, veramente. È un prodotto che amo alla follia, cioè me lo sono portata ovunque praticamente, quindi che dire. E niente ragazze, stasera ho ospiti a casa e quindi devo uscire a fare un po' di spesa. Volevo prendere, vabbè, due o tre cosine da... Ho in casa quasi tutto, però mi manca qualche ingrediente per preparare. Volevo fare una torta, poi mi manca qualche aperitivo, insomma, proprio giusto due cosine. E quindi volevo realizzare un trucco per la spesa, diciamo così, per uscire adesso, e un trucco ovviamente anche per la serata. Non voglio fare nulla di che, perché tanto appunto la serata la passo qua in casa e devo passare il pomeriggio a cucinare, quindi cioè non mi deve colare tutto quanto, mi deve restare tutto lì. E adesso vedo un momentino cosa fare. Tra l'altro questa sera volevo preparare qualcosa di particolare, perché volevo fare qualche ricettina vegana. Io non sono vegana chiaramente, mangio pochissima, ma proprio pochissima carne, non tanto per scelta quanto per gusto, perché non l'apprezzo molto, ecco, diciamo così. Mi piace praticamente solo magari la grigliata piuttosto che, ma ne consumo
pochissima, cioè potrei quasi ritenermi più vegetariana che vegana, ma perché veramente il consumo di carne che faccio è quello praticamente pari a una volta al mese circa su per giù. E quindi mi sono approcciata molto alla cucina vegana perché non utilizzano ovviamente prodotti di origine animale, derivati animali, e io essendo intollerante al lattosio riesco a trovare tantissime ricette appunto in questi libri, giornali, ma anche su internet vegane in company. Tra l'altro all'inizio quando le facevo provare alle persone tutte dicevano ah buonissima, fantastica, ma non dicevo mai loro che si trattava di ricette vegane, e tutti ovviamente ah vabbè però chissà quanto burro, in realtà non c'era dentro niente. E quindi ero anche soddisfatta di tutto questo perché dicevo cavoli, ma se piacciono così. Anche perché poi devo dire che vado a prendere intanto la Naked 3 e inizio mettendo metto un colore chiaro sulla palpebra e metto Strange. E praticamente cosa succede? La gente parte, secondo me, un po' prevenuta, tipo ah, è vegano, allora fa schifo, non sa di nulla. Sicuramente devo dire che il gusto è diverso. Non si tratta di un prodotto magari super mega saporito, cioè il biscotto al burro vegano, diciamo così, non ha lo stesso sapore di un biscotto al burro normale, ma perché non viene utilizzato il burro. Secondo me sono buoni, perché poi una volta che ci si abitua un pochino al sapore differente, alle cose diverse, poi tutto prende un'altra piega. E quindi niente. In pratica cosa succedeva? Io preparavo questi dolcetti e alla gente piaceva, e poi ho detto una volta, ma adesso glielo devo dire che è vegano, voglio proprio vedere la loro reazione, no? E quando l'ho detto nessuno ci credeva. Da lì ho iniziato praticamente a preparare per i miei ospiti molte più ricette vegane, proprio perché ho pensato, a questo punto gli faccio sperimentare questa nuova tipo di... insomma di cucina, che poi non è un tipo di cucina, però insomma gli faccio sperimentare qualcosa di questo mondo, così magari invece di parlare inutilmente possono prima dire l'ho provato e chissà. E quindi niente, volevo preparare la mia fantastica che mi guardate veramente, vi farò una video ricetta, qualcosa del genere, magari di molto veloce perché è fantastica. Della torta alla cheesecake al tofu, perché veramente tofu praticamente è tofu, cioccolato, cacao e sembra un gianduiotto gigantesco, e io mi trovo divinamente, cioè trovo che sia un dolce strepitoso, buonissimo, super cremoso e fa un figurone assurdo ogni volta. Tra l'altro non ha bisogno di cottura, non ha bisogno di niente, cioè una volta preparato va in frigo. Super, super, super. Insomma, praticamente è un video in cui vi sto parlando di cucina. Intanto ho preso il marroncino più scuro, questo qua, che poi non è un marroncino, ma è Black Heart, con il mio pennellino angolato con il quale ho fatto le sopracciglia e vado a fare questa riga di eyeliner, diciamo così. Poi magari vado un pochino a sfumare con il pennellino dopo e faccio una linguetta. Intanto ho la Cleo qui dietro che sta facendo la pazza. Oggi ha voglia di giocare e correre. Gli ho comperato l'altro giorno tutte e due un giochino di quelli di corda, perché così almeno giocano tutti e due insieme, chiaramente. Sì. Lei gioca e lui la guarda tipo, vabbè gioco anche per me che io non ho voglia assolutamente di sprecare neanche una caloria, neanche non ho proprio voglia di fare fatica. Lui zero, un pigrolone assurdo. Quando si fa l'eyeliner parlare, anche se lo faccio con il pennellino, parlare diventa un po' più complicato. E voilà! E nel frattempo, appunto, visto che gli ho ricordato probabilmente il giochino, è arrivata con il giochino.
Va bene, allora. Correttore, del quale io non posso fare a meno, l'NC20 di MAC. Ne metto un pochino. Questo lo applico tranquillamente con le dita perché, cioè, ovviamente è un correttore che non ha bisogno di troppe presentazioni. E devo dire che, allora, ho questo prodotto da anni, amo questo prodotto da anni, ma non so che cosa stia succedendo alla mia pelle da un mesetto a questa parte, perché mi va tutto nelle pieghette, cosa che prima non mi faceva assolutamente, non avevo mai fatto questo scherzo. Avevo la pelle grassa, mista, diciamo così, poi è diventata secca, ma questo accade appunto penso per il freddo, insomma in questo periodo è normale che, ma è normale che la pelle cambi in generale comunque, cioè la pelle non sarà mai sempre grassa, sempre secca, tanto sto cercando la cipria, non sarà mai sempre grassa, sempre secca. Vado a mettere questa di l'Ultrafine di Deborah ed è normale appunto che diventi a volte secca, a volte grassa, a volte mista, però questi cambiamenti li ho sempre fatti chiaramente, mi va tutta sparata nelle pieghette, è una cosa che incomincio a non sopportare più, perché poi sembri stra mega rugosa, cosa che poi uno non è mai, ma va bene. Vado a prendere l'Ess Beige di Chanel numero 70 e vado giusto a scaldare un po' il viso facendo, non faccio un contouring vero e proprio, ma vado appunto a scaldare i miei tratti e utilizzo sempre questa terra anche come, quasi come blush, perché non ho voglia poi di stare lì e andare a prendere altro. Il mascara lo metto per ultimo. Quindi praticamente lo porto sotto e porto anche come blush. Tra l'altro io ho sempre apprezzato un sacco la sfumabilità di questo prodotto, proprio perché riesco a fare più cose in una volta sola, cioè scaldo l'incarnato, utilizzo come blush e via. Tra l'altro ragazzi, questi pennelli io li sto amando, questi pennelli di NARS sono eccezionali, perché sono molto flessibili e molto morbidi e riesco a lavorare tantissimo i prodottini. Non ho voglia però di andare a fare la spesa da sola, perché ogni volta poi portare le borse su in condominio da soli diventa una tortura, dalla macchina, lasciare giù la macchina in garage chiaramente, prendere le borse pesanti, portarle su, che noia. Blush, vado a mettere questo blush, che è poi un mascara, il Black Code di Divage. Non so voi, ditemi cosa fate quando fate, cioè come fate quando fate la spesa da sole, cioè avete una tecnica particolare, perché io all'inizio facevo poche buste, in modo tale da non avere poi troppo impiccio dopo, nel senso, se pensavo, no? Se faccio 3-4 borse poi mi tocca caricare tutto, invece io ne faccio due belle pesanti in una volta sola, ne porto su due. Peccato che poi io a metà strada lasciavo lì le borse e dicevo vabbè, andiamo a prendere qualche sacchetto vuoto, dividiamo, perché così è troppo pesante, chiaramente. Allora poi ho detto ne faccio 3-4 di borse, faccio 3-4 viaggi. Il problema qual è? Che io quando arrivo all'ascensore ho le altre borse in macchina, cioè quindi o lascio lì le borse e torno indietro, insomma non so mai che cacchio fare. Davvero, se avete delle tecniche particolari datemi qualche suggerimento, perché io tra un po' non so più che diamine fare, cioè trovo che fare la spesa sia veramente la cosa più brutta che si possa fare, perché cioè mi piace andare a fare la spesa, mi piace comprare dei buoni prodotti, valutare tutto quanto, ma la menata qual è? Entriamo al supermercato, carrello, carichiamo i prodotti sul carrello, li scarichiamo sul rullo, li ricarichiamo nel carrello, li carichiamo in macchina, li scarichiamo dalla macchina, li dobbiamo mettere via, e che palle, cioè
porca miseria, adesso ho capito perché poi tante se la fanno mandare a casa. Metto questo qua, l'817, questo gloss di Kiko sulle labbra, che è un colore bello carino, così, in modo tale questo trucco che stasera mi cambio giusto il rossettino, metto magari o un colore più intenso o un nude, qualcosa così, così insomma ad avere già tutto pronto e voilà, pronta. E niente ragazzi, questo è tutto, io spero che il trucco insomma vi piaccia, vi sia piaciuto, è un trucco molto molto veloce che insomma voglio tenere fino a questa sera, magari mettendo una matitina nera all'interno e cambiando appunto il rossetto, molto molto semplice, molto molto veloce. Io spero di avervi tenuto tanta compagnia, se il video vi è piaciuto ovviamente spolliciate in su, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, se non avete ancora comprato il mio libro andate a vedere, vi lascio giù tutti i link nell'info box, un libro per avere delle unghie perfette, super decorate, un libro di nail art. E niente ragazze, ancora super bacione e a tutti i prossimi video, ciao!